lavoro base che va fatto nell'allenamento dei calci. Le tecniche di calcio, per essere eseguite correttamente, necessitano di un ottimo lavoro su quello che sono tutti i movimenti di base. Oggi andiamo a toccare l'argomento del caricamento del calcio. Il caricamento del calcio non è altro che il sollevare il ginocchio il più possibile per poi eseguire una buona tecnica di calcio. Questo movimento di sollevamento del ginocchio va eseguito sia quando tiro il calcio che quando il calcio termina, quindi torna indietro. Andremo a vedere in principal modo il datang, ovvero il calcio frontale, e il dadap, il calcio laterale. Faremo uso di un ostacolo in modo tale da obbligare la nostra gamba ad elevarsi per poi eseguire la tecnica di calcio. I movimenti importanti sono due. Uno è il caricamento del calcio, ovvero sollevo il ginocchio prima di andare a completare l'estensione. Il secondo movimento molto importante è il richiamo del calcio, ovvero una volta che ho eseguito la tecnica, richiamare la gamba, quindi tenere sempre questo ginocchio molto alto e riportare appunto la gamba a sé, prima di andare a riappoggiare il piede a terra. Il primo movimento ci permette di caricare bene il calcio, portarlo sul bersaglio come esattamente noi vogliamo, quindi che sia medio, alto o basso, poco importa, perché il caricamento è sempre importantissimo. Il secondo movimento ci permette di portare via la gamba dall'avversario. Il secondo movimento, come abbiamo detto, è importante perché porta via la gamba all'avversario, quindi ovvero se va a colpire evita che il nostro avversario possa prendere la nostra gamba o comunque ne diminuisca il rischio. Oltretutto, nel richiamarla, portarla a sé e non farla cadere, impedisce di andare a cadere ed entrare vicino al nostro avversario. Quindi calciare e rimetterci in una posizione corretta per eseguire eventualmente un'altra tecnica o schivare un attacco dell'avversario. Ora vado a mostrarvi degli esercizi molto semplici utilizzando un ostacolo. In questo caso possiamo prendere questo ostacolo qui, sono 60 cm che sulla mia altezza è ancora basso, si può fare di più, ma è un buon step per iniziare. Nel caso l'atleta fosse più basso o addirittura un bambino, si può ovviamente utilizzare un'altezza inferiore. Parto da questa altezza per mostrare la tecnica e il lavoro su due principali tecniche di calcio: il frontale, il datang, e il laterale, il dadap. E da qua eseguo caricamento, quindi sollevo bene il ginocchio, oltrepasso la linea dell'ostacolo, distensione, richiamo, appoggio. 1, 2, 3 e 4. Una volta appreso questo tipo di lavoro, l'atleta dovrà eseguirlo in velocità senza mai toccare l'ostacolo. 1, 2, 3. In questo modo farà un ottimo allenamento muscolare per le gambe e un ottimo allenamento tecnico per il calcio. Nell'allenamento del dadap il principio è lo stesso: mi posiziono di lato, caricamento, rotazione del piede d'appoggio, inclino il busto, stendo la gamba, tiro il calcio, richiamo e torno indietro. 1. Step successivo, ostacolo più alto. Magari possiamo guadagnare un pochino di distanza per gestire meglio il movimento, ma in ogni caso non possiamo allontanarci troppo. Deve essere comunque realistica la cosa. Quindi, caricamento, ci si impegna ad alzare di più la gamba, si stende, si richiama e si torna indietro. Stesso lavoro con il dadap. Su. Vuoto, inclino il busto, stendo, richiamo e torno indietro. 1, 2, 3 e 4. Questo lavoro sul dadap può essere eseguito anche sul dadap tirato dalla posizione frontale. Sappiamo che il dadap si può tirare sia dalla posizione di lato, quindi con il passetto, come l'ho fatto io adesso, da fermo, o altrimenti dalla classica posizione di guardia. Quindi diventerà 1, 2, 3 e ritorno. 1, 2, 3 e su. 1 e ritorno.
Bene, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, sia stato interessante per voi. Vi invito sempre a iscrivervi al nostro canale, attivare le notifiche con la campanella che c'è qui sotto, la dovreste vedere. Sopra qua scorrono ogni tanto dei consigli per altri video. Nella schermata finale trovate appunto sia il link per iscrivervi che il link ad altri video. Visitate il nostro canale, mandatelo in giro per la rete e ci vediamo al prossimo video di Wovinam. Ciao a tutti!